Cari amici, bentornati ad una birra con. Io, come sentite, ho un abbassamento di voce dovuto al periodo molto caldo e agli sbalzi con gli interni che con l'aria condizionata lasciano un pochino, no? Qualche segno. Siamo sempre qui da Styles, siamo sempre qui per presentare i volti della Videx 2021-2022. Abbiamo qui accanto a me un volto notissimo della Videx, perché Francesco Pison ormai è un'istituzione della società per i mille ruoli che riesce a ricoprire tra il giovanile, la preparazione atletica e la prima squadra. Tra poco, Francesco, ne parleremo. Bentornato, no? Diciamo, visto che anche quest'anno sarai dei nostri. Accanto a te una new entry vera e propria, schiacciatore, parliamo di Emanuele Mandolini, direttamente da Roma praticamente. Direttamente da Roma, dopo 4 ore di viaggio, sei arrivato qua. Con questo grande caldo sono arrivato. Tra l'altro non siamo in un luogo comune, siamo da Styles per questi nostri piccoli appuntamenti estivi, proprio per rinfrescarci al caldo che abbiamo, e quello ce lo vuole. E anche per me che con la voce appunto in questi giorni con appunto l'aria condizionata ne sto un po' pagando le conseguenze. Ma allora io lascerei la parola anzitutto a Cristian, anche oggi. Buongiorno Cristian, come andiamo? Tutto bene? Bene, tutto benissimo. Che ci stai preparando? La piuma. La piuma, la classica? Sì, perché comunque in questo caldo torrido... Allora, noi in queste puntate abbiamo avuto modo di sperimentare diversi gusti, anche di approfondire un pochino le caratteristiche di tutte le birre Styles. Dobbiamo dire che la piuma è senza dubbio tra le migliori e le più gettonate, perché vista la temperatura, visto il clima, adesso la sentirete freschissima, Francesco già la conosce e ve la potrete gustare. Noi solitamente apriamo sempre con un brindisi d'apertura tutti insieme, quindi prego, accomodatevi, prendete pure le birre. Grazie Cristian, partecipi anche tu al brindisi, tutti insieme per la Videx, per questa stagione che va a cominciare, ragazzi, eccoci qua. Buon proseguimento, ragazzi. Grazie mille Cristiane, noi grazie. Facciamo sempre questa prima sorsata per poter poi lanciare insomma il nostro appuntamento. Manu, parto proprio da te. La tua cronistoria ti vede attraverso campionati di Serie B e poi gli ultimi 2 anni in A3, sempre con Roma, sempre con squadre, perché poi Ostia, Sabaudia, insomma con squadre del Lazio. Po' un tuo obiettivo quello di provare a fare un ulteriore salto? Cosa c'è alla base dietro questa scelta? Sì, diciamo che quest'anno mi sono posto l'obiettivo di andare sempre in meglio. L'anno passato diciamo è stato un po' travagliato con il Covid e tutto quanto, diciamo che non è contabile, non si può contare, diciamo, era un anno di passaggio. Diciamo qui a Grottanzolina, tra l'altro è un anno e mezzo che non possiamo dare, perché già 2 anni fa con una promozione di sulle mani e l'interruzione sul più bello del campionato, poi ovviamente quest'anno è stato un anno particolare. Un anno dove comunque no, la società ha costruito e continua a costruire. Poi avrei parlato penso con il coach, con la dirigenza. Ecco, quali sono state quelle cose che ti hanno convinto? Diciamo che con Grotta è già qualche anno, con qualche contatto che provano a chiamarmi, poi diciamo che per un po' di cose non si è chiusa la situazione. Quest'anno Massi mi ha chiamato e volevo fare bene, perché comunque Grotta mi è sempre piaciuta, la squadra è stata sempre competitiva durante questi anni e volevo fare bene, quindi penso che questo sia l'anno buono. Troverai una squadra compatta, una squadra molto unita, alcuni di loro già li conosci? Diciamo che ci ho sempre giocato contro e li conosco, anche se non di persona, però quando sei nell'ambito pallavolistico i volti sono noti, sono sempre quelli, comunque è come se ci conoscessimo. Ecco, e troverai soprattutto anche Francesco Pison, che insieme a Manu Marchiani si occuperà della cabina di regia. Sì. Ecco, Francesco, per te ormai è un lungo corso con la prima squadra in tante annate, in tante situazioni. Quali sono gli stimoli che ti spingono ancora a dire ok, Massi, anche quest'anno ci sto? Perché so che in queste settimane no, ci hai riflettuto anche un pochino prima della scelta, però alla fine eccoti qua, ci sei. Ma la scelta quest'anno è stata dura perché per vari motivi, perché comunque è nato un bimbo, quindi assolutamente una famiglia che cresce, insomma. Cresce per una serie di motivi, ecco. Poi alla fine la passione è quella che ha prevalso e quindi anche quest'anno ho detto sì. Anche quest'anno hai detto sì, non hai potuto rinunciare al campo, insomma. Anche al campo mai.
al campo mai, perché il volley è qualcosa che una volta siamo drogati. Ti entra dentro, ti cattura e ti rapisce. Tra l'altro continuerai anche con tutto il percorso, no? Con le giovanili, comunque continuerai a seguire anche le altre squadre, quindi il tuo impegno con l'MG non è soltanto quello della prima squadra, ma è anche un impegno importante sotto. No, gli impegni sono rimasti gli stessi, giovanile, i ragazzi, il mini volley, poi la parte grande, la parte è quella della Serie A, la preparazione, il giocatore è una bella mole. Spero anche quest'anno di riuscire a far bene entrambi i ruoli, perché non è facile, no? Due anni fa già ci eravamo detti con Massimiliano che il doppio ruolo non era proprio l'ideale per. Poi per necessità abbiamo deciso di riprovarci, l'anno scorso è andata bene perché i ragazzi comunque sono riusciti a distinguere, ecco, Francesco preparatore e Francesco giocatore, e quest'anno spero che riusciremo. Ti sei fatto un'idea di che tipo di gruppo troverai da agosto, insomma, vedendo anche un po' i nomi? Ne abbiamo presentati quasi tutti ormai, quindi che idea ti sei fatto della nuova Videx? Ma sicuramente una squadra competitiva come tutti gli anni, comunque nonostante i problemi che ci possono essere riusciamo sempre a fare delle squadre comunque per stare sopra, ecco. Poi solo il campo ci dirà dove potremo stare, anche perché quest'anno il livello soprattutto del girone sud sembra essere molto alto. Bisognerà capire anche dove finiremo, perché c'è chi dice che finiremo dall'altra parte. Probabilmente saremo col nord, perché sono state fatte credo due o tre promozioni in squadre del sud. Quindi, però se uno vuole ambire ad andare sopra, tanto certo, prima o poi le squadre del sud bisogna incrociarle. Quindi, però dai, il gruppo... L'ossatura è sempre quella, ragazzi, noi ci conosciamo tutti, spero che anche i nuovi si trovino bene, noi ormai siamo una famiglia, li accogliamo come, esatto, come se fossero fratelli. Poi ci anche Cubito, che so che in palestra è il più pigro di tutti, l'ha detto anche qua, Cubo. Che... Ma Cubo è un chiacchierone, poi come tutti. Dicono che non hanno voglia, ma poi... Poi alla fine lavorano, insomma, ci si impegna. Ma adesso, durante quest'estate, Francesco immagino continuerà col lavoro fisico, continuerà anche per via proprio del lavoro che svolgi oltre al volley, insomma, quindi a prestare molta attenzione. Ma Manu, per quanto ti riguarda, hai staccato un po' dal volley oppure... No, dal volley diciamo di sì, però sono un malato dell'allenamento, quindi sto sempre in palestra tutta la settimana. Questa è musica anche per le tue orecchie, insomma, no? Per la... Giustamente. Sì, sì. Sono un po' fissato, così, quindi... Per cui, insomma, continui a lavorare per tenerti... Per arrivare comunque a settembre in condizione. Anche perché poi, ecco, bisognerà ricominciare un'altra, certo, stagione. Questa è stata una stagione un po' strana, sì, sì, iniziata con dei tempi anche un po' particolari. Si spera, no, che la prossima anche l'elemento del pubblico, l'elemento speriamo soprattutto quello, tornino a essere un po' più come sempre. Ecco, come vivi il rapporto con il pubblico? Il tifo, sai che a Grotta c'è un palazzetto molto caldo, ti stanno chiamando nel frattempo. Sì, scusate. Tranquillo, è bello della diretta, diciamo. Come vivi il solito rapporto col palazzetto? Ti piace? Guarda, a me il calore del pubblico mi fa impazzire, io poi sono uno molto d'impatto, d'impulso, quindi secondo me ha un valore aggiunto il pubblico durante la partita, è quell'uomo in più nel campo che ti fa fare la differenza. Infatti quest'anno diciamo che è mancato e si è sentito parecchio. Si è sentito parecchio anche giocare con le partite, non poi visto quando, certo, sei venuto a Grotta, trovarsi così col palazzetto. Soprattutto anche perché il pubblico vostro comunque è importante, storicamente importante, certo. Infatti ci stanno seguendo appositamente anche attraverso questo format per cominciare un pochino a conoscerci meglio. Ecco Francesco, noi sono alcuni anni che stiamo, no, continuando a costruire sia dal punto di vista giovanile, il territorio, il valore anche degli atleti che siamo riusciti a produrre. Tra l'altro quest'anno c'è stata anche la decisione, no, di portare alcuni dei nostri giovani a far vivere esperienze da protagonista nelle squadre del comprensorio, insomma, intorno a noi. Ecco, una Grotta Azzurrina che continuerà su questa strada, continua un percorso di crescita. Noi tutti sappiamo un po' qual è l'obiettivo a cui aspiriamo, che è un po' la categoria a cui vorremmo tanto poter tornare, però ecco, la nota di merito rimane. Una stagione, quella di quest'anno, che è stata fatta una grande stagione, un bel lavoro che avete portato avanti anche con le giovanili pure sotto il caldo di luglio. Penso che possiate essere soddisfatti, no, della stagione appena trascorsa. Sì, personalmente l'ho detto, quest'anno è stato forse il miglior anno per quanto riguarda me con i ragazzi. Infatti abbiamo deciso, anche
anche con Massimiliano, di aggregare due o tre ragazzi con la prima squadra, quindi farli iniziare con noi per fargli assaporare un pochettino cosa. Questa è una bellissima cosa. Noi facciamo giovanile per questo, cioè, altrimenti non avrebbe senso. Quindi ecco, abbiamo detto che il prossimo anno, tra due anni, due o tre ragazzi devono stare in Serie A, perché altrimenti è inutile che spendiamo del tempo per allenare questi ragazzi. E sono sicuro che ci sono due o tre ragazzini importanti. Anche dal fronte tecnico state crescendo bene, no? Perché con Riccardo Vecchi, Roberto Romiti, con te, insomma, avete creato anche un bel gruppo a livello tecnico, vi confrontate, com'è vivere anche in questo senso? Sì, oltre che siamo amici e quindi questo facilita tutto, però sì, certamente, io mi occupo della prima squadra del giovanile, quindi quando magari i ragazzini più sono pronti, loro dicono no. Portiamo e ecco, quindi ci confrontiamo ogni giorno, anche quando ci alleniamo con la Serie A, magari durante il momento dello stretching comunque parliamo e ci rapportiamo, perché penso che sia una cosa fondamentale. Assolutamente. Adesso certo speriamo che questa stagione che arriva ci porterà un po' di normalità anche nel discorso giovanile, no? Parlo soprattutto della qualificazione, del mini volley, i settori che ben conosci, quindi le famiglie. Noi non ci siamo mai fermati, quest'anno va detto che il bene o male siamo riusciti sempre a proseguire anche con le attività adesso estive che si stanno svolgendo. Sicuramente sarà intenzione provare, no, a ricostruire quella normalità che un po' il Covid ci ha limitato in questi mesi, il settore anche sotto delle scuole, pure l'altra arma in più che Grotta ha sempre avuto, no? Ma sì, io sono convinto che i ragazzini tornino in palestra, anche perché ecco, quel centro estivo già la dimostrazione è stata questa, che comunque abbiamo numeri importanti, sì, abbiamo forse raddoppiato anche i numeri l'anno scorso, quindi la voglia c'è. Fortunatamente con i ragazzi un pochettino più grandi non ci siamo mai fermati, stiamo continuando a fare allenamento, almeno fino al 23 luglio ci alleneremo tre volte alla settimana e quindi così, insomma. La tua famiglia ovviamente ti dovrà organizzare con tutti questi incastri di orari, insomma, diciamo è un po' un sacrificio, però dai, alla fine penso sia un sacrificio piacevole. È un sacrificio piacevolissimo. Okay. Però qualche settimana di ferie la farai alla fine. Non lo so, perché la palestra non chiude, quindi non lo so, però no, il mio grosso problema è che non riesco a smettere di giocare. Se smettessi di giocare la cosa sarebbe tutto più facile. Se non giocassi in Serie A probabilmente andrei a giocare da qualche altra parte, quindi no, però i sacrifici per questo si fanno, mia moglie lo sa, quindi mi ci ha preso così, quindi sapeva già cosa andava incontro, quindi va bene. Senti, ma Manu, stai sentendo un pochino già da queste prime parole la realtà di Grotta, no? Che è una realtà molto familiare, non so se già l'hai un po' capito da queste prime situazioni, ma soprattutto una realtà che lavora tanto sul territorio, che lavora tanto con i giovani, ma lavora tanto con i ragazzi. Questa cosa è bellissima. Che impressione ti dà, insomma, sentire... Ma guarda, ti dà calore, è come se mi sentissi a casa già da subito, insomma, e sono felice di questo, perché secondo me è una cosa importante. Poi penso sia anche interessante, no, vivere queste esperienze fuori, certo, per crescere ulteriormente, no? E vedere le situazioni. A me piace tantissimo, soprattutto conoscere persone nuove, ambienti nuovi, ti gratifica. Bello, dai, sarà una bella esperienza, una bella avventura. Noi abbiamo preparato un pallone che stiamo firmando di puntata in puntata con i nostri, con le firme, insomma, di chi viene ospite, per cui sarà anche il vostro turno, così alla fine avremo, certo, una palla firmata da tutti i componenti della rosa della prossima stagione. So che il tuo numero è il 18 solitamente, che corrisponde al tuo giorno di nascita, se non vado errato, ho studiato, ho fatto i compiti. Non so se è libero il 18. No, non è libero, purtroppo, perché non è libero. C'è il nostro libero da anni. È dura. È stato un colpaccio. Dovrai fare un altro tipo di... Ho dovuto cambiare, purtroppo, però... Vabbè. Ah, quindi già hai deciso già il numero alternativo. Già ho deciso. Il 10 sarà. Il 10? Ah, ok, beh, 10 comunque un bel Francesco numero. Dotti, romanista. Francesco Dotti, per cui insomma un numero, certo, anche importante. Il pupone. Allora firmacela con la 10. Vado. A questo punto. Vai, prendi il pallone e lasciaci. Infatti c'è anche la firma di Roby, come vedete, Romiti col suo 18. Eccoci qua. Con Manuele che ci firma il numero 10. Francesco, ovviamente il tuo è... La tua maglia ormai classica. Quello che rimane. È quello che...
dovrebbe essere il 6. Dovrebbe essere il 6, ma non vi preoccupate poi tra l'altro per i numeri, perché abbiamo iniziato le prime trasmissioni che alcuni ancora non avevano deciso, quindi ci sono un paio di doppioni che poi dopo si sono risolti strada facendo. Ragazzi, io vi ringrazio, adesso quindi queste settimane le trascorrete in preparazione, in vista, un po' di beach volley lo fate solitamente d'estate? Io oppure... sinceramente no, io stacco. Quindi stacchi dalla palla, sì, stacco, diciamo, stacco dalla palestra. Sì, sì. Sabato, quindi sabato un po' di beach ce lo vuole. Una volta alla settimana. Adesso arrivano anche le Olimpiadi, quindi le potrete seguire in televisione. Gli azzurri secondo voi arriveranno a medaglia? Lo sto chiedendo un po' a tutti per fare una piccola indagine. Non mi voglio palesare. Non volete provare a fare... Però diciamo Scaramanzi, che se la giocheranno, via. Sì, possiamo dire che proveranno a giocarsela, sia gli atleti per la maschile e femminile doc e poi le coppie per il beach, certo. Insomma, quindi speriamo bene. Ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con noi. Noi ci ritroviamo alla prossima puntata, ovviamente con la voce a posto. Speriamo, ringrazio sempre il regista, il nostro Fabio Verducci dietro, che nel frattempo ci ha anche scattato tante foto, e noi come in apertura chiudiamo con un bel brindisi di Styles, che ringraziamo ancora per l'ospitalità. Grazie ragazzi.